Come ben sapete, qualche settimana fa è stato eletto il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. La scelta era fra Donald Trump e Hillary Clinton. Bene, volete sapere che suono fa il campanello di quest'ultima, della sua casa? Clinton. Clinton. Via col video, va. Quest'oggi, ragazzi, come avrete potuto leggere dal titolo di questo video, andremo a vedere delle barzellette veramente strane e appunto dove trovarle, ragazzi. 100 barzellette, le migliori. Vediamo un po'. Ma iniziamo con una perla. Tra dottori, ho in cura un paziente che soffre di frequentissima perdita di memoria. Cosa mi consigli di fare? Per prima cosa, fatti pagare in anticipo. Beh, però è una genialata se ci pensate. Se avete un cliente, no? Siete dottori e avete uno che perde la memoria, no? Fate pagare in anticipo, poi lui si dimentica di avervi pagato e vi paga una seconda volta. Poi la terza, la quarta. E poi lo vedete sotto il ponte. E là, beh. Cazzo. Ma passiamo all'altra. Un giovane ragazzo entra in una farmacia e dice al farmacista: "Buongiorno, mi dia un preservativo. La mia ragazza mi ha invitato a cena stasera e crede che si aspetti qualcosa da me." Il farmacista gli dà il preservativo e quando sta per uscire il ragazzo si gira e dice: "Me ne dia un altro perché la sorella della mia ragazza, che è molto carina, anche lei incrocia sempre le gambe in maniera provocante. Quando mi vede e credo che si aspetti qualcosa da me." Il farmacista gli dà il secondo preservativo. E quando sta per uscire il ragazzo si gira e gli dice: "Me ne dia ancora un altro perché la madre della mia fidanzata non è niente male. Quando mi vede fa sempre delle allusioni. Siccome mi invita a cena, credo che si aspetti qualcosa da me." Arriva quindi la cena e il ragazzo è seduto con la ragazza a sinistra, con la sorella alla destra e di fronte alla madre. E poi appunto quando arriva il padre della ragazza, il ragazzo abbassa la testa e comincia a pregare. Dopo un minuto la ragazza si gira e dice: "Ma da quando sei credente?" E a quel punto il ragazzo risponde: "Ma da quando tuo padre è farmacista?" Cazzo. Un allevatore viene avvicinato da un ispettore. "Scusi, cosa mangiano le sue galline?" "La migliore carne in scatola del mercato." "Ai, le devo fare la multa. Noi siamo contro la carne in scatola, non fa bene." Qualche giorno dopo arriva un altro ispettore che gli chiede: "Cosa mangiano le sue galline?" "Giusto qualche avanzo per risparmiare." "No, questo è maltrattamento di animali. Le devo fare la multa." Ancora qualche altro giorno dopo ne arriva un altro di ispettore: "Cosa mangiano le sue galline?" "Oh, guardi, io gli do 5 euro e si comprano quello che vogliono." E beh. Un signore passeggia tranquillo per la strada con il suo coccodrillo al guinzaglio. Un poliziotto lo ferma e gli dice di portarlo immediatamente allo zoo. 2 giorni dopo, il poliziotto incontra ancora l'uomo con il coccodrillo al guinzaglio. "Allora, ieri non mi ha ascoltato, avevo detto che doveva portarlo immediatamente allo zoo." E l'uomo: "Ma io l'ho portato allo zoo, ieri in gelateria e oggi al cinema. Bisogna portarlo a spasso il proprio coccodrillo, no? E che cavolo." Prelibato. Un carabiniere ad un altro: "Cos'è più lontano, la luna o Londra?" "Londra, ovviamente, mica la vedi da qui." Londra non la vedi, la luna sì, quindi la luna è più vicina. 2 amici al bar: "Non riesco a capire come Silvia abbia potuto rifiutare la tua proposta di matrimonio. Non le hai detto che tuo zio è ricchissimo?" "Certo, l'ho fatto. Ora lei è mia zia." Cioè, si è sposato lo zio. Questa è bellissima, ragazzi. L'altra mattina alle 7:30 hanno suonato alla porta. Con un occhio chiuso e un occhio aperto sono andato ad aprire. Era mia suocera, mi fa: "Posso restare qui una settimana?" "Certo." Ho chiuso la porta. "Vuole restare davanti alla porta una settimana? Perché no?" Un fiammifero vede un altro fiammifero ridotto in cenere e gli dice: "Babbeo, ti ho ripetuto 1 milione di volte di non grattarti la testa." Burn is Questa è anche bella. Una guida turistica sale su una montagna con i turisti e dice: "Qui inizia la neve perenne." Un turista dice: "Anche nella mia città la neve inizia perenne." Cioè, perenne. Vabbè. Rino: "Che differenza c'è tra una macchina, una moto e una famiglia?" Gino, il suo amico, gli risponde: "Non ho idea, dimmelo tu." E Rino: "Che la macchina si mette in moto, ma la moto non si mette in macchina." E Gino: "E la famiglia?" "Tutto bene, grazie." Pierino alla mamma: "Sai, mamma, oggi a scuola abbiamo imparato parole sconosciute." "Bravi, come avete fatto?" "Beh, abbiamo messo delle puntine sulla sedia del maestro." "Parole sconosciute, dove trovarle?" Una vecchietta chiede ad un signore: "Scusi, per andare al cimitero dove lo devo prendere il pullman?" E lui: "In pieno, signora, in pieno. Ci arriva direttamente. Un secondo." Boh, un po' di più, però ci arriva direttamente. Zero fatica. E ragazzi, per concludere questo video, concludiamo con una perla, con una barzelletta abbastanza lunga, fra virgolette, ma vediamo un po'.
Al casello autostradale si presenta una famiglia, padre, madre e figlio. Il casellante si rivolge loro con tono allegro. Siete fortunati, questa è la milionesima auto che passa da questo casello. Avete vinto un assegno da 5 milioni di euro. Un vigile lì vicino si congratula con il guidatore e gli chiede: bene, cosa pensa di fare con la vincita? Beh, prima di tutto finalmente prenderò la patente. Ah, mi dispiace, allora per la guida senza patente le devo fare una multa. E la moglie seduta accanto: ma no, non gli dia retta, è ubriaco. Bene, allora devo fare un'altra multa per guida in stato di ebbrezza. E il figlio seduto dietro: te l'avevo detto papà, con questa macchina rubata non saremmo andati tanto lontano. Questa era bella, ragazzi, questa era bella. E quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi invito a lasciare un bel pollice in su, un commentone e tante bellissime cose. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ragazzi, bye bye. Dottore, dottore, soffro di vuoti di memoria. E le dirò anche un'altra cosa. Soffro di vuoti di memoria.